Siamo con mister Rosini al termine della partita Virtus Fondi Olympus, terminata con il punteggio di 6-5 per la squadra romana, già campione da qualche giornata. Mister, com'è andata questa partita? La partita di alti livelli tecnici, 11 gol, il pubblico sicuramente si è divertito. Noi abbiamo cercato comunque di onorare l'ultima partita casalinga soprattutto, pure loro hanno cercato di giocare la partita. Onorando il campionato e chi ha visto una bella partita. Mi spiace per il risultato finale, che siamo riusciti a stare pure avanti, non sbagliando un rigore, però tutto sommato con la prima in classifica ci sta. Abbiamo cercato di fare comunque una buona partita anche per dare delle conferme a quello che stiamo cercando di fare anche in ottica futura. Mister, un girone di ritorno chiuso al pari del girone d'andata con 12 punti, 24 in totale. Oggi si sono visti tutti i progressi della sua squadra, è stata partita vera come diceva lei, ma nonostante la prima in classifica l'Olympus abbia fatto una gara gagliarda, voi siete stati assolutamente all'altezza, questo la dice lunga sulla vostra crescita, che ne pensa? Sicuramente i punti sono stati gli stessi rispetto al girone di andata, però fatti diversamente perché siamo riusciti a ottenere 6 risultati utili nel girone di ritorno contro 4 di quelli dell'andata, oltre a riuscire a affrontare squadre come Loretta Protini che è seconda in classifica, vincere con la Mara Nurs e comunque fa una gara da pari con l'Olympus, è un motivo anche di orgoglio per i nostri ragazzi che hanno cambiato completamente metodologia di lavoro. In ottica futura si può sperare bene sicuramente la Virtus Fondi. Ecco, come diceva giustamente lei, dei risultati importanti ottenuti nel girone di ritorno con Loreto Aprutino fuori casa, ma soprattutto la vittoria sulla Maranno Nursa con il punteggio di 2-1. Alla luce di alcune prestazioni, compresa quella di oggi, le numerose partite perse di misura lasciano un po' di rammarico, forse la Virtus Fondi meritava qualcosa in più, no, in questa stagione? Sicuramente gli errori che noi abbiamo fatto abbiamo pagato carissimo. Quello è anche frutto di un po' di esperienza che manca ancora in questa squadra, che è una squadra vogliosa di crescita, per molti versi anche giovani, e quindi le prospettive di margini di miglioramento ci stanno. Dobbiamo cercare di adesso allestire una squadra ancora più competitiva rispetto a questa annata, per cercare già con un altro anno di esperienza sulle spalle, presentarsi meglio al prossimo campionato di Serie B e ambire obiettivi più importanti rispetto a questa stagione. In conclusione, mister, lei ha già parlato della prossima stagione, quindi mi sembra di capire, insomma, che l'intenzione è quella di restare a Fondi. Credo che nel complesso si sia trovato molto bene a Fondi e con la società Virtus Fondi. Sono trovato benissimo perché stiamo parlando di persone serie, una società sana che oggi come oggi è molto importante, una società che ha voglia di crescita. Manca un po' di esperienza che stiamo acquisendo insieme e i presupposti ci stanno per continuare. Mancano alcuni dettagli per il rinnovo del contratto, però penso che siamo già sulla strada giusta e cercheremo al massimo di allestire una squadra, come ho detto prima, competitiva per onorare il campionato di Serie B nazionale per il terzo anno che la Virtus Fondi parteciperà. Complimenti per la stagione, mister, a risentirci nei prossimi mesi. Grazie, buona Pasqua. Alessio Frainetti, pivot terracinese della Virtus Fondi Calcio a 5, al termine della gara Virtus Fondi Olympus. Alessio, una tua assenza che forse ha pesato nell'economia della partita, ma insomma i tuoi compagni se la sono giocata alla grande contro, ricordiamo, l'Olympus, squadra già vincitrice di questo campionato di Serie B. Come hai visto la partita? Sì, è stata una gran bella partita, ci siamo divertiti pure da sopra gli spalti, il mister è rimasto contento, a parte alcune errori che ci possono stare. I ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto i complimenti a fine partita perché nonostante magari c'era l'assenza di qualcuno, anche l'assenza del mister a bordo campo, che comunque è sempre una penalizzazione per noi, sono stati molto bravi e solo alla fine non siamo riusciti a pareggiare la partita. Ecco, adesso vengo sulle note più personali. Con la doppietta di oggi Wagner ti ha superato di una rete nella classifica di miglior marcatore della squadra, ma insomma credo che per te una stagione con 16 reti in Serie B sia da incorniciare. Per un gol non sei il miglior marcatore della tua squadra. Sì, sì, è stata una soddisfazione per me comunque superare il record dell'anno scorso. Wagner è stato sicuramente più continuo di me, sicuramente a un livello superiore, però diciamo ce la siamo battuta fino alla fine. Poi lui è stato più bravo, a prescindere dai gol si vede che è di un'altra categoria, ha dato una mano importante alla squadra. Io come sempre l'anno scorso ho cercato di fare del mio meglio. Quest'anno diciamo sono stato un po' più prolifico sotto questo.
Senti Alessio, tu sei un po' l'emblema del gruppo storico per quanto riguarda la crescita, no, della squadra. Vieni dalle categorie più basse, dalla Serie D addirittura, campionato nel quale 5 anni fa hai fatto addirittura 60 gol. Poi la scalata da C2 e C1, hai sempre fatto tantissime reti e sei cresciuto insieme a quelli storici, no? I giocatori storici della squadra, non solo Fondani ma anche gli altri terracinesi come Gemelli Olleia. Ecco, qual è il segreto di questa crescita graduale? Cosa ci vuole per poter far bene in tutte le categorie? Il segreto è quello di cercare di fare sempre il meglio, noi ce l'hanno insegnato già da bambini, quindi siamo stati fortunati. E il segreto nostro è questo, già dalla Serie D cercavamo di mettere il massimo della professionalità, dall'allenamento fino alla partita. Abbiamo trovato un gruppo ideale per noi perché a un certo punto a Terracina si erano perse alcune motivazioni, alcuni aspetti che per noi sono fondamentali. Siamo venuti qua a Fondi ma abbiamo trovato un ambiente quasi a livello di casa nostra. Adesso sono 4 anni, sicuramente l'anno prossimo rimaniamo qua perché partiremo già avvantaggiati da agosto. Un gruppo solido e poi abbiamo trovato dei compagni straordinari che sono allo stesso nostro livello, che hanno fatto la Serie D pure loro, quindi siamo partiti dal basso e quindi con tanta umiltà siamo riusciti ad arrivare a questo livello e ce lo vogliamo tenere stretto. Benissimo, mi hai bruciato l'ultima domanda riguardo il tuo futuro perché l'hai già detto che resterai qui, gli appassionati di Futsal Fondano sicuramente saranno felici. Allora ti chiedo, dove può arrivare in ottica futura questa squadra? A quei playoff che magari quest'anno avete solo sognato? E sicuramente l'anno prossimo dobbiamo migliorare la stagione di quest'anno. L'anno scorso abbiamo fatto solo 3 punti, quest'anno già abbiamo superato i 20 e già noi abbiamo centrato l'obiettivo. L'anno prossimo non ci possiamo nascondere, ma anche per una cosa nostra personale, come ci dice sempre il mister, dobbiamo avere sempre una motivazione, ogni anno una motivazione. L'anno prossimo dobbiamo cercare di fare meglio e quindi avvicinarci il più possibile alla Coppa Italia e speriamo nei playoff finali, perché comunque quest'anno ci abbiamo messo 4-5 mesi per ingranare, l'anno prossimo ripartiamo da agosto già belli pronti e carichi. Siamo con Matteo Di Martino, laterale della Virtus Fondi, al termine del match tra Virtus Fondi e Olympus. Matteo, una partita tirata, equilibrata contro la squadra che ha già vinto il campionato di Serie B con qualche giornata d'anticipo, ma è stata partita vera, no? Sì, è stata una bella partita, combattuta, anche se la classifica non puntava più nulla, non dava niente a loro né a noi, però ce la siamo giocata, complimenti a loro, la fine che ci hanno fondata, hanno dimostrato il vero lavoro, il loro vero valore fino all'ultima partita. Ecco, una partita come dicevi tu, persa di misura, 6-5 risultato finale, ma non avete assolutamente demeritato e avete giocato con grande grinta, a testimonianza del fatto che insomma questa Virtus da un anno all'altro è cresciuta tantissimo, 21 punti in più rispetto alla passata stagione, no? Sì, sicuramente il lavoro del mister Rosigna è stato evidente agli occhi di tutti, siamo cresciuti tutti individualmente, il collettivo si è visto messo a campo tutta la stagione, merito suo. Secondo te l'anno prossimo questa Virtus Fondi dove può arrivare? Quest'anno comunque il campionato è stato buono, ma parecchie partite sono state perse soltanto di una rete. Ecco, i playoff per l'anno prossimo possono essere un obiettivo reale? Sì, con qualche acquisto al punto giusto penso che potremo farcela, giocarcela con tutti. Magari un po' di cinismo sotto porta che ci è sempre mancato ognuno di noi di arrivare per ora. Ecco, sei qui da 6 anni, hai giocato in tutte le categorie praticamente con questa maglia, ti chiedo qual è il segreto per arrivare così in alto come società ma anche come giocatore in così poco tempo? Il segreto non c'è, c'è soltanto tanta voglia di imparare sempre, ogni anno, non c'è un'età per crescere, tanto sudore, impegno, è quello che posso dire ai ragazzi di tutti i settori giovanili che ci sono qui a Fondi, di lavorare sodo, impegnarsi, perché questo è un bello sport che aiuta anche a crescere nella vita e impegnarsi, quindi deve avere tante soddisfazioni.